Salve a tutti e benvenuti nel primo ufficiale video di Doctor Who. Quest'oggi faremo un review su un cacciavite sonico. Il cacciavite sonico, cos'è il cacciavite sonico? Partiamo immediatamente. Un cacciavite sonico è l'oggetto, l'attrezzo per antonomasia del dottore è capace di intrufolarsi nella maggior parte delle tecnologie, è capace di aprire la maggior parte di porte, eccetto però le porte di più scarsa qualità, è capace di spegnere le luci, di intrufolarsi, come ho detto, in qualsiasi tecnologia. Detto questo, reviewiamo il cacciavite sonico del maestro. Visto nella terza stagione di Doctor Who, interpretata da David Tennant, il decimo dottore. Ma ora partiamo subito. Il cacciavite sonico ci viene presentato in una scatoletta, in un cofanetto color celeste. Si nota immediatamente il logo vecchio di Doctor Who, la faccia, il corpo, il mezzo busto, come dire, del maestro che impugna il cacciavite sonico, o meglio, laser cacciavite. Poi qua in basso il decimo volto del dottore, come piace chiamare a me i dottori, non decimo dottore, insomma c'è il volto del decimo dottore, 10th Doctor 2005-2010, e qua The Master's Laser Screwdriver, il laser cacciavite del maestro. Attenzione, bla bla bla, il logo della BBC, immancabile. Pubblicità, e qua dietro troviamo le brevi istruzioni come cambiare le batterie. 10th Doctor, 9th Doctor, 8th Doctor, che non si vede, e l'oggetto di per sé qua sopra. Feature lights and two sound fits, laser and hanging. Due suoni, luce, laser. E quella roba là. Procediamo all'apertura facendo uscire fuori questi due pezzi di plastica al cui interno è riposto il laser cacciavite in posizione estesa. Perché sì, come tutti i cacciaviti della nuova serie, anche questo è estendibile. L'oggetto presenta colore d'oro e argento con gli altoparlanti qua e queste specie di altoparlanti solamente estetiche per far sembrare che qua questi siano degli abbellimenti anziché dei semplici altoparlanti dai quali far uscire rumore. Poi qua c'è questa parte che sembrerebbe morbida, ma che è dura come tutto il resto del cacciavite, girabile, che è quella parte che il maestro fa girare per imposta la data a cui dovrà far cadere la povera vittima, a quale età, a quale vecchia e anziana età far cadere la povera vittima, far raggiungere la povera vittima, in quanto sì, questa è la versione maligna del cacciavite sonico, il laser cacciavite, che è capace non solo di intrufolarsi come il cacciavite sonico in tutte le tecnologie, o quasi, ma è anche proprio cattivo, è un'arma per rendere vecchie le persone a cui si punta addosso. Poi qua il necessario logo CE e infine
la punta da cui ci sono i tre fori, anziché l'unica singola luce della serie nuova di tutti i dottori, da cui escono i vari effetti sonori, anzi i due soli effetti sonori. Normalmente, tecnicamente, per far funzionare il cacciavite bisognerebbe estenderlo e fare partire i due effetti sonori. Questo fa invecchiare le persone. In più, il secondo effetto sonoro è ripetibile più volte, come se fosse un cacciavite normale che ripete il suo suono all'infinito. In ogni caso, questo cacciavite può anche essere attivato quando è ritratto in maniera un po' troppo difficile, ma schiacciando qua sotto alla fine vi dovrebbe uscire il suono. In più, i fori da cui fuoriesce la luce sono di altezze diverse, anche se nella videocamera non si può notare. Questa è la più alta, questa è la media e questa è la più bassa. Bene, cari amici miei, spero che il video vi sia piaciuto e che vogliate saperne un po' di più di Doctor Who. Esattamente, vi pongo una sfida, amanti del dottore, che sono veramente parecchi nel mio canale. Continuate ad assillarmi. Fai video su Doctor Who! Fai video su Doctor Who! Se aggiungeremo, sì, mi piace il rischio, i 35 mi piace, io vi farò un video esclusivamente dedicato a Doctor Who, a come l'ho conosciuto, alla mia storia d'amore con lui e niente, vorrei provare a sfruttare questi 180 iscritti, perché grazie ragazzi siamo in 180. Spero di raggiungere il più presto possibile i 200 per farvi uno specialino che sinceramente devo ancora tirare su. Vi saluto, carissimi amici miei, e noi ci rivediamo ad un prossimo video.